insieme tuoni! Zitto, Milù! Dove andiamo? Che ci faccio qui? E tu che diavolo sei? Calmatevi! Per 100.000 milioni di saborni! Tenetevi! Devo tornare subito in mare! Mi sento strano! Calmatevi! Fammi scendere da qui! Capitano, per favore, piantatela di strilla! Ho bisogno di concentrarmi! Moriremo tutti! Impossibile! Sulla terra ferma! Milù! Milù! Antichità! Le cose vecchie sono più resistenti! Ah, eccoti qui, piccolo furfante. Di nuovo a caccia di gatti, eh? Cosa vuoi farmi vedere? Piano, Milù. Era questo che volevi mostrarmi. Calmati! Bravo, cagnolino! Hai ragione. È davvero bellissima. Sì, infatti! Una vera cornetta! Intendete goletta? E io che ho detto? Solo 90 franchi! Milù, come mai ti interessa questo modellino? Eh? Non puoi mangiarlo. Vi darò 50 franchi. 70 franchi! E facciamo entrambi un ottimo affare! Quanto per il modellino? Arriva tardi, signore. Ve lo ricompero. Desolato, signore, ma non desidero rivederlo. Un momento. Sono un collezionista. Ve lo pago 10 volte il suo prezzo. Mi dispiace. Ascoltate, giovanotto. Vi avverto. Accuccia! Basta così, Milù. Sono spiacente. Arrivederci. Che cosa davvero strana. Non siamo i soli ad apprezzare questo modellino. Sai, inizio a pensare che ci sia sotto qualcosa. Tu che ne pensi, Milù? Conosco una persona che se ne intende di navi. Volete che ve la presenti? Oh, sì, grazie. Venite. Avete comprato l'unicorno. Si chiama così. 3 alberi, 2 ponti, 50 cannoni, una nave davvero famigerata. L'unicorno. Già, date un'occhiata qui.
Il Liocorno, valorosa nave della flotta di Luigi. Tre alberi, due ponti e 50 cannoni. Nel 1698 salpò dalle Antille, alla volta dell'Europa, ma venne attaccata dai pirati di Rackham il Rosso. Il capitano del Liocorno infranse il codice marittimo. Hai sentito, Milù? L'atto di vigliaccheria. Un'onta che si tramanda per generazioni tra i discendenti del capitano. Wow. Il capitano del Liocorno, Sir Francis Haddock. Ha affondato la sua nave. Perché? Per quale motivo spedire l'unicorno negli abissi? Non lo dice. La storia non è confinata nel passato. È nel nostro sangue. Che strano disegno. Sembra quasi che... Lo prendo. Grazie, signori. Buona giornata a entrambi. Sembra che gli alberi si possano ruotare. C'è qualcosa nel modellino. Caro Milù, ecco che cosa hai sentito, eh? È una specie di documento arrotolato. Una pergamena. Tre fratelli riuniti. Tre liocorni veleggianti di conserva nel sole parleranno. Ma non ha alcun senso. È lui. Calzone sarà ormai lontano. Milù, conto su di te.